Sabato Sport. Le 14:34 minuti primi 38 secondi, è il momento di parlare di Vivi Città, che compie domani 35 anni il 15 aprile, il via simultaneo a partire dalle 9:30 su Radio 1 Rai per 43 città italiane, 12 città estere e negli istituti penitenziari di Milano, Catanzaro, Monza e Cassino. Si corre per i diritti, l'ambiente contro la violenza sulle donne, due ospiti in linea. Vincenzo Manco, presidente della UISP, acronimo che sta per Unione Italiana Sport per Tutti, e Franco Fava, ex mezzofondista, ha partecipato a due Olimpiadi, ha corso la manifestazione sin dalla prima edizione del 1984 ed è collega giornalista a tutto tondo e a tutti gli effetti. Buon pomeriggio Manco, buon pomeriggio Fava. Buon pomeriggio a voi, ringrazio Franco Fava e saluto. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, cominciamo dal presidente Manco. 35 anni, già una bella età, maturità piena, ma ricordo nel 1984 questa edizione in punta di piedi, poi pian piano ha preso campo, tante città, classifiche col tempo compensato, l'UISP ha fatto correre tutta l'Italia. Sì, 35 anni, soprattutto in quell'edizione del 1984, in cui, usando le parole del presidente nazionale della FIDAL, che ringrazio e abbiamo avuto anche come ospite alla nostra conferenza stampa qualche giorno fa di presentazione del Vivi Città, è la corsa che ha anticipato di fatto tutto il movimento del running italiano. Magari allora neanche la UISP pensava di poter raggiungere un risultato di questo tipo, ma è stata davvero in grado di essere pioniera, quindi di anticipare il senso vero della pratica sportiva. Una corsa in simultanea, la più grande corsa del mondo, sport, come si diceva prima, quindi sana competizione, 12 chilometri, passeggiata, ludicomotoria, sostenibilità, un'idea quindi di città vivibili e, soprattutto diciamo in queste ore, un messaggio di pacifica convivenza, di solidarietà, di diritti e quindi di convivenza per tutti. Questo è il Vivi Città, che ha fatto grande non soltanto appunto il running e la corsa, ma ha fatto grande, crediamo noi, come ho visto, lo sport. E dopo 35 anni essere ancora in grado di offrire un'opportunità di questo tipo, pensiamo che sia davvero un grande risultato, ancora una gran bella novità. Esatto, ancora una considerazione, poi passeremo a Franco Fava. Avete allargato da qualche anno l'iniziativa agli istituti penitenziari di Milano, Catanzaro, Monza e Cassino, perché in effetti il carcere non deve reprimere ma deve reinserire il mondo alla vita. Perché questa iniziativa, Presidente? Perché l'ho capito, ma è una domanda, come diceva Cicerone, proclitica. Assolutamente. Perché il Vivi Città e lo sport per tutti deve essere necessariamente porte aperte, deve essere l'opportunità anche per quelle persone che purtroppo per una certa fase della loro vita, per degli errori che hanno fatto nella loro vita, vivono una situazione di restrizione della propria libertà, e quindi abbiamo pensato di poter introdurre attraverso il sistema della giustizia, quindi all'interno degli istituti penitenziari e minorili, un'occasione per poter costruire un ponte fra un dentro e un fuori, non solo appunto in quella data, ma costruendo nel tempo, nel corso dell'anno, questa possibilità di potersi esprimere e di poter stare dentro una grande occasione, che è appunto una grande occasione mondiale. Quest'anno anche un Vivi Miguel, la grande novità diciamo del Vivi Città, ossia l'occasione organizzata insieme alla Corsa di Miguel, insieme al Club Atletico Centrale Roma, l'ingresso, anche il rapporto diretto con le scuole. Quindi il Vivi Miguel, una staffetta, 42 chilometri, una maratona, perché anche lì si possa, nel rapporto con la scuola, con gli studenti delle scuole superiori, vivere lo sport attraverso i diritti e attraverso appunto la pacifica convivenza. Passiamo a Franco Fava, che è stato mezzofondista di grandissima qualità, primatista italiano dei 20.000 metri su pista con 58 e 53, 4 volte campione italiano assoluto su pista e nei 3.000 siepi, vanta inoltre 5 titoli italiani nel cross e che ha corso sempre Vivi Città. Già Franco Fava si intuiva l'importanza di questa manifestazione per far muovere un po' gli italiani piuttosto sedentari? Sì, ma non dimentichiamo che se dopo 35 anni siamo qui ancora a salutare questa prova che è unica nel suo genere, perché basta soltanto prestare un po' di attenzione ad una classifica unificata con i tempi compensati, trasportiamo tutto quanto questo fenomeno all'84, quando la corsa non era ancora così globalizzata come lo è adesso, per cui era
una scommessa vinta, riuscita, un'iniziativa che è continuata a crescere, ma i primi anni 80 il fenomeno della corsa era ancora un fenomeno di nicchia. Noi atleti che prevalentemente gareggiavamo in pista venivamo visti, messi in cattiva luce quando partecipavamo a queste prime iniziative popolari di massa, un'attività che tutt'oggi viene definita la corsa come la più democratica attività sportiva, per cui è stato un insieme di circostanze che ha consentito, proprio quando è cominciato ad affermarsi il fenomeno della corsa per tutti, inizialmente negli Stati Uniti, poi è arrivato qui in Europa, ha contribuito alla crescita globale dell'attività sportiva. Nell'84 ancora erano lontani successi azzurri storici nella maratona olimpica con Bordini nell'88, poi con Baldini nel 2004, per cui in quel contesto lì sicuramente qualcuno forse avrà giudicato per visionari la WISP, che prima di tutti ha creduto a questo progetto. Ecco, Franco Fava, ci sono, ed è la cosa bella, tre distanze: una passeggiata ludico-motoria, una corsa sui 12 km e una corsa, una sorta di mezza maratona, a 21 km e 97 metri. Il bello è questo, far correre tutti, chi più, chi meno, perché lo sport, come recita anche l'acronimo di UISP, Unione Italiana Sport per Tutti. Ma infatti anche questo aspetto qui è stata un'intuizione felice, perché non si è partiti con la distanza classica dei 42 km e 195 metri, che è impegnativa ovviamente, perché i tanti e le decine di migliaia di italiani che ogni anno portano a termine almeno una maratona sanno benissimo che più di 2-3 maratone in un anno è difficile portarle a termine, per cui aver proposto queste distanze intermedie accessibili a tutti, soprattutto oggi che le statistiche ci dicono che sono milioni di italiani che corrono praticamente 2-3-4 volte a settimana, ha consentito di ampliare sempre più la platea e poi di offrire un prodotto che non è esclusivamente agonistico, ma che si adatta alle esigenze di tutti, e quindi dei giovani, degli anziani e alle famiglie che partecipano sempre più in massa a questo tipo di attività, e si può attraverso questa attività scoprire e conoscere meglio la città. Poi tutti gli ingredienti li ha illustrati benissimo il presidente Manco, perché ci sono tutti: la vivibilità delle città, la gestione della mobilità, alternative, il trovarsi insieme e conoscersi, certo. Soprattutto perché non solo si corre in Italia di città, ma si corre anche all'estero. Nel passato è stata presente nelle località più difficili e più problematiche del nostro pianeta. Andrei ancora da Vincenzo Manco, presidente dell'UISP, e intanto ricordo le città nel mondo dove si corre Vivi Città: Bengo, Bron, Ginevra, Huambo, Luanda, Marsiglia, Mohamedesh, Nova Gorica, Osaka, San Juan, Sarajevo, Tokyo, Tripoli, Tuzla, Ivri Vitri, Yokohama, Vieux-Condé e Zawidowicz. Quindi avete fatto, città anche storiche, dove si è combattuto anche delle guerre. Pensiamo a Sarajevo, e dove si è firmata la pace fra Italia e Jugoslavia a Nova Gorica. Presidente Manco, un messaggio di pace in un momento, in una giornata come questa, dove i venti di guerra cominciano e continuano a soffiare. Assolutamente sì, lo diceva Franco Fava, la corsa Vivi Città è di fatto una corsa del coraggio, insieme alle tante cose che abbiamo detto, e io proprio come messaggio di pace aggiungerei anche la nostra tappa che faremo a Beirut del Vivi Città, perché è una tappa che metterà insieme bambini profughi purtroppo appunto della guerra in Siria, bambini palestinesi che sono lì dal 1948 nei campi profughi e bambini libanesi, e questo è il grande segnale, ulteriore segnale dopo 35 anni che la UISP attraverso il Vivi Città vuole dare, soprattutto appunto in queste ore, perché è necessario il dialogo e la pacifica convivenza tra le persone per immaginare un terzo millennio sempre di maggiore benessere per tutti.
Un ultimo flash con Franco Fava, ricordato che domani la partenza avverrà alle 9.30, start in tutte le città che partecipano a questa edizione di Vivi Città. Fava, da dove partirà lei? Gareggerà, mi pare, a occhio a Civitavecchia, visto che a Roma non si corre perché c'è la formula elettrica? No, per essere, sì, infatti, per essere onesti non ho deciso ancora. E come, proprio adesso che si festeggiano i 35 anni? Lei è del 52, la mia età, l'età di Graziani, quindi deve tenere alta la bandiera del 52. No, da qualche parte correrò, insomma, da qualche parte correrò. No, ma soprattutto sempre un modo a qualsiasi età, poi voglio dire, fa bene, al di là del mettersi un pettorale sulla maglietta o meno, fa bene misurarsi, conoscersi, soprattutto ad una certa età conoscere meglio sempre meglio il proprio fisico, per cui da qualche parte sarò sicuramente, perché non posso essere assente da questa manifestazione che l'ho vista nascere ed è cresciuta così tanto che è diventato un gioiello non solo per la nostra organizzazione sportiva in Italia, ma so per certo che è molto apprezzata anche all'estero e molto conosciuta anche all'estero, quindi esportiamo anche il running e non soltanto l'Italia che corre e sa vincere all'estero, ma anche l'Italia che sa organizzare e sa partecipare in massa a queste iniziative. Ecco Fava, lei ha sempre gareggiato dall'84 a oggi o qualche volta ha saltato, ha bigiato? No, ho saltato. Benissimo. Ho saltato sicuramente perché l'84 tra l'altro io avevo da poco finito la attività olimpica di alto livello, per cui tutte le volte, le tante volte che ho partecipato... Era infierire sui poveri. A livello amatoriale, che forse è la cosa più bella, soprattutto a queste età. Perfetto, grazie a Vincenzo Manco, presidente dell'UISP, grazie a Franco Fava che ci hanno parlato dell'edizione numero 35 di Vivi Città che scatta domani 15 aprile con il via simultaneo su Radio 1 a partire dalle 9.30.